Buonasera a tutti e benvenuti, sono Alessandra Giulian, Technology Transfer Licensing Manager di Unismart, vi do il benvenuto, grazie di essere, grazie ai presenti che sono qui oggi in presenza e grazie a voi che siete collegati da casa. Per me oggi è un piacere essere qui e aprire il quarto seminario del ciclo Unismart Pills che si svolgerà con continuità per tutto il 2023. Le Unismart Pills, ricordo, vogliono essere delle pillole formative volte ad approfondire tematiche attuali e di interesse. In particolare, la tematica che abbiamo scelto per questo ciclo di seminari delle Unismart Pills è la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, con l'obiettivo di condividere non solo informazioni, ma anche best practice utili alle aziende, aziende della nostra community, spin-off e tutte le realtà aziendali appunto del territorio. Affronteremo varie tematiche in queste Unismart Pills che trovate riportate, come avrete visto perché vi siete iscritti appunto nel link degli eventi. E voglio ricordare che gli argomenti sono stati scelti da voi, dagli interlocutori, dalle aziende che hanno appunto proposto una serie di tematiche di loro interesse. E ci tengo a precisare che nel link trovate appunto ancora la possibilità di esprimere delle preferenze perché vogliamo invitare a condividere altre richieste o altre tematiche che avete piacere che vengano appunto approfondite e trattate in questa serie di seminari proprio per venire incontro a delle esigenze di informazioni appunto che per voi possono essere utili in questa tematica. E vorrei inoltre precisare di nuovo che questi seminari, come appunto ho già detto prima, sono in presenza e ringrazio appunto i presenti come in modalità online e vi invito a partecipare perché vogliamo dare sempre di più la possibilità alle aziende del territorio di incontrarsi, quindi avere la possibilità di fare appunto networking tra di loro, ma anche incontrare appunto gli esperti, appunto come oggi in materia di proprietà intellettuale, che appunto terranno questi seminari. Per me, infatti, oggi è un piacere dare appunto il benvenuto alla partecipazione degli esperti in materia dello studio appunto CBA, in particolare l'avvocato Mattia Dalla Costa, partner CBA, vicepresidente di Less Italy e di Less International, e dell'avvocato Barbara Sartori, partner CBA. L'argomento che tratteranno oggi sarà la valorizzazione del know-how e del segreto aziendale. In particolare, visto che il seminario appunto avrà la durata di un'ora e mezza, vi do un overview generale delle tematiche che appunto verranno trattate, che saranno appunto la distinzione in primis tra il know-how e il trade secret, la tutela del segreto commerciale, l'esigenza di un nuovo testo di non-disclosure agreement, anche questo è un argomento molto interessante. Poi si parlerà anche dei principali contratti di riferimento nel trasferimento tecnologico, quindi licenza, ricerca e sviluppo, joint development e supply agreement. Verranno anche date delle indicazioni pratiche su come proteggere i trade secret, quindi protocolli aziendali e misure con terzi. E poi infine verranno anche toccati dei casi giurisprudenziali e la sottrazione del segreto da parte dell'ex dipendente. Quindi le tematiche a nostro avviso appunto sono molto interessanti. Quindi lascio la parola a breve ai nostri speaker. Prima volevo ricordarvi però di un'altra iniziativa che è legata a questi seminari Unismart Pills, che è l'utile strumento che avrete visto probabilmente quando vi siete iscritti al seminario dell'IP Checkup. L'IP Checkup è appunto un servizio gratuito che mette a disposizione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Università di Padova ed è un servizio volto a promuovere l'awareness della proprietà intellettuale rivolta proprio alle piccole e medie imprese del territorio. L'iniziativa infatti è proprio finalizzata a supportare le piccole e medie imprese nei loro processi di innovazione attraverso una diagnosi personalizzata del portafoglio dei titoli di proprietà industriale, ovvero brevetti, disegni, modelli, marchi e segreti industriali. Nel link in cui vi siete iscritti a questo seminario trovate l'indirizzo della collega Deborah Miazzon, della dottoressa Miazzon dell'Ufficio Valorizzazione alla ricerca che è a vostra disposizione per ulteriori informazioni e potete eventualmente compilare già il questionario appunto che è riportato nel nostro sito per ricevere gratuitamente questo servizio appunto di awareness della proprietà intellettuale che a nostro avviso ovviamente è molto utile e sarà
sarà di sicuro interesse appunto conoscere il risultato che vi potrà dare. Adesso lascio la parola all'avvocato Sartori in primis e buon seminario. Grazie Alessandra e grazie a tutti i partecipanti, buongiorno a tutti anche da parte mia. È un grande piacere per me essere qui oggi, dopo aver parlato la volta scorsa della tutela del marketing, dei profili di proprietà intellettuale nelle iniziative di marketing, oggi affrontiamo un altro tema che a mio avviso è di centrale importanza, specie nella vita, nello sviluppo delle aziende del nostro territorio, sia appunto, come diceva Alessandra, il tema del know-how e del segreto commerciale. Un tema, dicevo, molto importante, in particolare per le nostre aziende che da sempre hanno creato, innovato e approntato nuovi prodotti e nuovi processi produttivi, ma che non sempre hanno la consapevolezza del valore che risiede in queste informazioni. Ha già detto Alessandra i temi che affronteremo, quindi vado dritta alle definizioni. Parliamo appunto di know-how. La definizione di know-how non è così chiara perché deriva un po' dalla tradizione anglosassone e nel nostro ordinamento trova, diciamo, ospitalità nella legge franchising piuttosto recente, per cui la definizione è piuttosto ampia. È definito come un patrimonio appunto di conoscenze tecnico-scientifiche non brevettate, tuttavia brevettabili, eventualmente, e derivanti da esperienza ed attività aziendale. E uno dei requisiti che deve essere individuato, cioè perimetrato, descritto in modo sufficiente e deve avere un ruolo significativo e utile per l'attività di impresa e ovviamente per essere tutelato deve essere mantenuto segreto, nel senso di non generalmente noto o accessibile. La disciplina del concetto di know-how e di segreto commerciale trae origine dall'accordo TRIPS, che è un accordo internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale, che si limita tuttavia a fissare i contenuti minimi di tutela, cioè dice agli stati appartenenti all'accordo che è necessario proteggere appunto il know-how. Senza tuttavia dire come va fatto. E in effetti il quadro, diciamo, all'epoca, prima che venisse adottata la direttiva europea nel 2016, era piuttosto variegato. Avevamo alcuni paesi in cui, come l'Italia o il Portogallo, in cui effettivamente il know-how, noi chiamavamo segreto industriale, veniva, o segreto aziendale, veniva protetto come titolo di proprietà industriale, quindi erga omnes, ma altri paesi invece in cui veniva o protetto da norme speciali come la Francia, oppure come illecito extracontrattuale come il Lussemburgo e i Paesi Bassi, o ancora con la disciplina della concorrenza sleale come Germania, Spagna e Polonia. E a livello di Commissione europea quindi si è deciso che questa differenza di approccio e di tutela del segreto che si era palesata appunto nell'ambito dei paesi europei fosse di ostacolo allo sviluppo del commercio all'interno dell'Unione europea e ci fosse un'esigenza di armonizzazione. Ecco che quindi fu introdotta appunto nel 2016, adottata questa direttiva. E nella quale di fatto la scelta è stata proprio quella che avevamo già percorso noi italiani per una volta, siamo arrivati un po' prima degli altri, ossia di proteggere le informazioni commerciali riservate come vero e proprio diritto industriale. Ovviamente un diritto non titolato, quindi che non richiede, non c'è necessità appunto di alcun deposito, ma che nasce automaticamente a condizione che vengano rispettati ovviamente alcuni parametri. Ecco che quindi anche in Italia si è recepito, sempre un po' all'ultimo, diciamo al 90° minuto, è stata recepita la direttiva del 2016 col decreto legislativo
legislativo 63 del 2018. E per la verità, appunto, non c'era tantissimo da recepire, perché già il nostro codice della proprietà industriale aveva tutelava con gli stessi principi il segreto commerciale. E vediamo allora cosa si intende oggi nella nostra normativa per segreto commerciale. Sono di fatto le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che rispettano determinati requisiti. Possiamo quindi avere non solo un know-how tecnico di quello che avevamo parlato anche in origine, prima che ci fosse questa norma, ma anche un know-how commerciale. Quindi lato know-how tecnico saranno tutte le conoscenze necessarie all'azienda per ottenere un determinato prodotto o un processo, tecniche appunto di un, qua vi ho riportato alcuni casi, ma ce ne sono veramente molti, perché man mano la giurisprudenza ha elaborato affrontato vari casi, perché poi vedremo anche in seguito, cruciale proprio la situazione di fatto, procedimenti per la lavorazione e produzione in generale, formule chimiche e invenzioni non brevettate, ma anche appunto il know-how commerciale, ossia tutte quelle informazioni utili all'azienda per appunto proporre i propri prodotti, quindi prezzi, marginalità, mercati, liste clienti e liste fornitori. Poi la giurisprudenza anche su questo si è espressa in maniera sempre molto puntuale, ma valutando caso per caso, perché chiaramente laddove la lista clienti sia ad esempio pubblicata o nel profilo LinkedIn o nel sito, certo non si potrà pretenderne una tutela. Vediamo allora cosa appunto le caratteristiche principali, perché queste informazioni che vi ho abbiamo fatto una carrellata veloce prima, siano tutelate come vero e proprio asset di proprietà industriale. Allora, devono essere segrete, devono avere valore economico e devono essere assoggettate a misure ragionevolmente adeguate per mantenerle segrete. A queste condizioni, che dopo vedremo più nel dettaglio, si ottiene una tutela veramente molto potente, perché appunto non patisce costi di registrazione, ancorché, come vedremo, le misure, ne parlerà poi bene l'avvocato Dalla Costa, le misure da adottare per tutelare il segreto, insomma, devono essere adottate anche in maniera seria e precisa. Però il vantaggio è che col segreto commerciale non si ha un limite alla durata di protezione, rimane protetto fin tanto che l'azienda o comunque il legittimo detentore mantiene le misure di protezione, quindi mantiene il segreto. Si tratta, vediamo appunto il concetto di segretezza, perché venga protetto non è necessario che sia una segretezza assoluta, ossia che le informazioni, i dati non siano assolutamente rinvenibili, ma è necessario che non sia facilmente accessibile il complesso di informazioni o per la modalità con le quali queste informazioni sono organizzate, appunto non devono essere facilmente accessibili dagli operatori del mercato. In questo caso anche abbiamo appunto alcune pronunce che hanno chiarito quando ci sia appunto il segreto e quando no, e è stato detto che la raccolta di informazioni che richieda sforzi superiori a quello imposto da un'accurata ricerca di letteratura, perché le informazioni sono state raccolte e accumulate nel tempo, e mentre leggevo questa sentenza un po' mi veniva da pensare anche quello che è la tutela della banca dati, nella quale effettivamente conta di più lo sforzo organizzativo, imprenditoriale ed economico nel raccogliere e catalogare le informazioni. Ecco, è un concetto abbastanza simile. E appunto anche in quest'altro caso dell'appello di Milano riguardava le informazioni per un processo produttivo. Devono avere valore economico, quindi il secondo requisito perché il segreto commerciale possa essere tutelato come asset di proprietà industriale è il valore economico. Su questo non c'è molto da
spaccarsi la testa, francamente, perché la giurisprudenza lo dà abbastanza per scontato nella misura in cui abbiamo gli altri due requisiti. Non c'è mai stata una pronuncia che io sappia nella quale, a fronte di una segretezza, un'adozione di misure adeguate per mantenere segreto appunto l'informazione, sia stata esclusa la tutela perché le informazioni non avevano un valore economico. Infatti il valore economico, per costante giurisprudenza, consiste in un vantaggio competitivo, quindi tutto ciò che determina un vantaggio competitivo rispetto appunto ai concorrenti costituisce appunto segreto, cioè è abile a essere tutelato come segreto, perché dà appunto un vantaggio. C'è una domanda? Sì, bravo. Quindi, tornando al tema del valore economico, è sufficiente che ci sia un valore minimo anche indicato in bilancio? Allora, non so francamente l'impatto della valorizzazione a bilancio, perché secondo me non è vincolante, casomai poi chiedo anche a Mattia cosa ne pensa. Credo che da quello che la nostra esperienza, la valutazione è, diciamo, si presuppone un po' che ci sia un valore economico, altrimenti l'azienda non avrebbe messo in piedi tutte quelle tutele per mantenere il segreto. E poi è chiaro che se è proprio un'informazione molto basica e nota, e c'è solo un NDA, non verrà valutato come tutelabile. Ecco, probabilmente la postazione in bilancio ha magari un impatto interpretativo, ma è un elemento tra tanti, direi, no? Assolutamente, assolutamente sì. Se pensi alla ricetta della Coca-Cola, no, in modo emblematico, un'ipotesi di trade secret per eccellenza, qual è il valore della ricetta della Coca-Cola? No, sicuramente diversi miliardi di euro. È chiaro che nel momento in cui l'informazione è segreta, non è accessibile al pubblico e consente, ad esempio, una capacità distintiva dell'azienda rispetto ai concorrenti, questo è un fattore economico che ha un valore. Come misurare quel valore dipenderà dal mercato geografico di riferimento e dal mercato del prodotto. Esistono comunque dei soggetti, anche in LES, nella nostra associazione, faccio un po' di pubblicità, che si occupano solo della valorizzazione di titoli di proprietà industriale e anche dei segreti commerciali. Cioè ci sono dei parametri che consentono di capire quando un segreto consente ad esempio un minor costo di produzione o un maggiore incremento a livello di utili apportati all'azienda, e ci sono dei parametri matematici che poi portano alla valorizzazione. Mm-hmm. Quindi comunque la valorizzazione può essere fatta in qualsiasi momento, non è necessario perché un'azienda, per dire, io sono titolare di know-how, infatti lo ha delle misure per secretarlo, eccetera, ma di fatto non è valorizzato o non è scritto bilancio, può essere valorizzato in qualsiasi momento. Sì, sì, appunto, la valorizzazione non è attribuire un valore al segreto, cioè all'informazione, ma è appunto attribuire un vantaggio competitivo rispetto a altre imprese. Quindi, diciamo, è un indice magari, no? Grazie. Bene, allora il terzo requisito, che è quello che andremo a approfondire proseguo del nostro intervento, riguarda le misure di sicurezza, e su questo c'è molta attenzione in realtà da parte sia del legislatore che soprattutto della giurisprudenza. Sono appunto misure che vengono ritenute adeguate in base alla normale diligenza e allo stato dell'arte. Ne parlerà più nel dettaglio il collega Dalla Costa, ma grosso modo possono essere sia misure di tipo tecnico materiale, quindi sistema di password, protezione informatica, accesso limitato e segregazione dell'accesso all'informazione, ma anche misure di tipo giuridico, quindi contrattuali. Vediamo allora come
come viene tutelato il segreto, ed è qui che c'è stato un certo impatto rispetto alla normativa previgente. E, abbiamo l'articolo 99 nella quale appunto viene fatto in primo luogo salvo la disciplina della concorrenza sleale. Allora, sostanzialmente, laddove ci siano i tre requisiti, il segreto può assurgere a tutela come asset di proprietà industriale, quindi tutto quello che ne deriva anche in termini di tutela giurisdizionale, anche qua ne parlerà l'avvocato Dalla Costa, quindi sostanzialmente cautelari e anche azioni di merito e una tutelabilità erga omnes, non obbligatoria ma nei confronti di chiunque vada a sottrarre l'informazione. Ove invece non ci siano quei tre requisiti di cui abbiamo parlato prima, rimane comunque in via residuale la tutela con la disciplina della concorrenza sleale. Vediamo più nel dettaglio la tutela invece industrialistica, e protegge appunto il legittimo detentore, ossia il soggetto che esercita un potere di fatto sulle informazioni, e a questo riguardo due parole per precisare che non occorre dimostrare la proprietà delle informazioni nella genesi. L'importante è che siano nella disponibilità, ovviamente in modo lecito, del detentore. È anche possibile ipotizzare scenari di informazioni riservate in comproprietà. Appunto viene il diritto, il legittimo detentore ha diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, e poi vedremo perché appunto è necessario l'adozione di NDA, perché diversamente se io passo delle mie informazioni riservate a Alessandra non posso poi dirle, se non ho firmato un NDA, che lei ha violato le mie informazioni riservate, perché a quel punto entra nella scriminante del consenso, perché io gliel'ho date spontaneamente. Appunto viene vietato cioè può vietare al terzo, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi o di utilizzare in modo abusivo tali segreti, salvo il caso in cui questi siano conseguiti in modo indipendente dal terzo. Su questo modo indipendente c'è un aspetto in particolare di cui vi volevo parlare, che è il reverse engineering. Perché secondo molti il reverse engineering è sempre lecito. E, francamente invece io non ritengo che sia così, e del resto di recente c'è stata anche una pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha confermato questo orientamento. Allora, in linea di massima, tutto ciò che è acquisibile tramite un esame del prodotto immesso in commercio è effettivamente non è segreto e quindi è lecito. Però c'è questa interessante sentenza della Corte d'Appello di Milano del 2021 che ha precisato come in realtà se questa fase di reverse engineering diventa molto laboriosa, è indice invece di un illecito. Quindi il reverse engineering in sostanza è lecito nella misura in cui sia piuttosto facile, altrimenti rientra o nella violazione delle informazioni segrete, laddove ci sia magari un contratto anche generico di tutela della proprietà riservata, o concorrenza sleale per comunque sottrazione di segreto di informazioni strategiche. Vediamo un attimo quindi cosa... Se posso aggiungere una cosa a questo proposito, al di là di questa valutazione interessante che citavi della Corte d'Appello di Milano, il considerando della direttiva Trade Secret del 2016, dice che il reverse engineering in sé è lecito, quindi le aziende possono farlo, a meno che, dice, non sia contrattualmente previsto in modo diverso. Quindi, qualora nei contratti si inserisca con il proprio fornitore in un ambito di un supply agreement e via di seguito la clausola che lui non è autorizzato a operare un reverse engineering sulla macchina, quindi prenderla e smontarla, qualora lo dovesse fare, questo diventa un'operazione abusiva, ma appunto qualora contrattualmente previsto.
Ecco, posso collegarmi a quanto ho detto adesso. Mattia, la mia domanda era questa: a livello commerciale, io devo dichiarare al cliente che c'è un segreto industriale? Assolutamente. Mi collego a quello che ha detto appunto Mattia, è una precisazione. Assolutamente, vedremo dopo. Per vietare il fatto che non si faccia reverse engineering e che comunque non si usi, lo devo dichiarare a livello. Assolutamente, e non solo dichiarare, vedremo dopo quando affronteremo più nel dettaglio la struttura degli NDA, del non disclosure agreement o accordi di riservatezza che dir si voglia, quanto sia importante non utilizzare appunto i contratti standard che si trovano in rete, o quantomeno utilizzarli con grano salis, quindi adeguando la definizione di segreto, che di solito voi troverete estremamente ampia, al segreto reale vostro, per cui oppure quantomeno tenere traccia, ma poi ne parliamo in maniera più diffusa, di quello che sono le informazioni scambiate in forza di quell'NDA, perché altrimenti è inutile, diventa una petizione di principio e una lettera morta. Torno due parole al volo su a proprio cosa si intende per la tutela del segreto, appunto vietare l'acquisizione e l'utilizzazione di rivelazione dei segreti anche quando non è colposo, cioè quando l'acquisizione non è doloso, quindi quando non c'è un abuso ma c'è la consapevolezza, o ci sarebbe dovuta essere adottando l'ordinaria diligenza, la consapevolezza appunto che quelle erano informazioni riservate, ed è qui una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo in adozione della, in recepimento della direttiva. L'altra importante novità è che viene punito anche chi commercializza il prodotto che incorpora il segreto sottratto, quindi anche il terzo, sempre a condizione che sia in una situazione in cui avrebbe potuto capire, sapere che quel prodotto, servizio o processo incorporava un segreto. Ecco, la tutela dura 5 anni, e adesso passerei appunto la parola all'avvocato Della Costa per affrontare più nel dettaglio le misure di tutela. Grazie. Grazie mille, Barbara. Ecco, cambiamo postazione. Sì. Una cosa, dura 5 anni. 5 anni alla prescrizione, quindi diritti una volta che vengono violati e che si ha consapevolezza della violazione, c'è la possibilità di andare in giudizio nell'arco di 5 anni, cioè la prescrizione, mentre la durata, come dicevo in origine, è illimitata fin tanto che rimane segreto. Questo poi anche ha un impatto giurisdizionale, nel senso che un cautelare in Italia solitamente può essere chiesto un cautelare, un procedimento cautelare di inibitoria o di sequestro in caso di sottrazione di segreti industriali, normalmente può essere richiesto entro 6 mesi fino a 1 anno dalla conoscenza della violazione. Ad esempio, i tribunali di Torino e Milano dicono entro 6 mesi da quando sai o pensi che ti sia stato sottratto un segreto industriale o violato un brevetto, un marchio, tu devi agire con un cautelare, altrimenti manca il cosiddetto periculum in mora. Ci sono altre corti e altre che sono magari più gentili nel concedere un termine più ampio sino a 1 anno, e poi abbiamo ordinamenti giuridici diversi, come ad esempio quello tedesco, che ha la regola dei 30 giorni, per cui se entro 30 giorni dalla conoscenza, dal momento in cui hai acquistato online un prodotto e ti sei reso conto che è in violazione dei tuoi diritti, se tu non agisci entro 30 giorni, manca il periculum in mora per poter chiedere un cautelare. Questo è un classico errore che poi fanno tutti gli avvocati italiani quando hanno dei problemi di contraffazione in Germania, dove, non sapendo questa regola che è molto particolare, chiedono o si attivano in ritardo. Quindi in questo caso, ad esempio, per fare un esempio molto, molto pratico, se io ho la consapevolezza che il prodotto di un concorrente viola dei miei diritti di proprietà industriale, è meglio che compri questo prodotto e quindi abbia la data sullo scontrino nel momento in cui io sono già pronto a depositare l'atto di richiesta di provvedimento cautelare, abbia fatto tutta la disamina interna, perché altrimenti i tempi possono essere molto stretti per riuscire poi a fare una cosa del genere. Bene, allora, come si diceva, nell'ambito della tutela dei segreti commerciali,
esistono una serie di misure che devono essere prese verso l'interno nei confronti del proprio personale aziendale, dei consulenti e dei soggetti che entrano in azienda, e poi anche verso l'esterno con una serie di previsioni a tal proposito. Io spariglierei un po' la questione, perché dovevo parlare della giurisprudenza. Dovevo parlare della giurisprudenza alla fine, parlerò della giurisprudenza alla fine, però ci sono una serie di pronunce del Tribunale di Torino e soprattutto di Venezia. Venezia è molto forte sul concetto di misure adeguate di sottrazione di segreti commerciali da parte dell'ex dipendente, che magari come pillole leggerei qualche aspetto tratto dalla sentenza, onde farvi capire meglio poi l'esigenza di quello che racconterò nel prosieguo. Allora, il Tribunale di Milano nel 2019, il presidente Marangoni, ci dice che sicuramente sono delle misure adeguate per mantenere segreti le informazioni commerciali, come diceva l'avvocato Sartori, è uno dei tre criteri per consentire di parlare, per consentire di definire del know-how anche un segreto commerciale. Dice il Tribunale di Milano: l'utilizzo di appositi sistemi hardware e software come sistemi di identificazione ed autorizzazione dell'utente e l'adozione di misure regolamentari e contrattuali, ad esempio un regolamento interno aziendale per l'utilizzo del sistema informatico, sono ritenute delle misure adeguate per proteggere i segreti commerciali. Così come anche il Tribunale di Venezia nel 2018, tra le misure adeguate, Campagner dice: a ciascun utente è concesso un accesso differenziato con apposita password a seconda delle mansioni svolte. Chi è addetto al settore tecnico accede alla parte tecnica e solo i progettisti meccanici possono accedere ai server appositamente dedicato ai progetti dei macchinari. Lì era chiaramente una disquisizione su chi potesse accedere, però questa politica, questi protocolli aziendali sono stati ritenuti validi. Non adeguate, ad esempio, sempre il Tribunale di Venezia con lo stesso estensore, il giudice Campagnier, dice: la possibilità che ci sia accesso alle cartelle in rete grazie a password memorizzate dal computer e il fatto che questo computer sia utilizzato in modo promiscuo non consente alla società di controllare i comportamenti dei dipendenti e quindi non siamo in presenza di misure adeguate. Molto spesso succede che in fase di produzione c'è un PC unico che viene utilizzato da più soggetti e anche lì bisogna stare attenti che non sia aperto a qualsiasi utente. Il Tribunale Bologna, il presidente Florini, dice che invece sono misure adeguate il fatto che i supporti magnetici contenenti dati sensibili e dati riconducibili al know-how aziendale fossero custoditi in armadi chiusi, essendo vietato l'utilizzo di dispositivi personali ai soggetti dipendenti dell'azienda. Così come il fatto che l'azienda imponesse di ottenere l'autorizzazione del responsabile prima di caricare o scaricare file contenenti dati sensibili o riservati è stata ritenuta una misura adeguata per proteggere il segreto commerciale. E qua chiudo, questo magari lo possiamo citare dopo. Ecco che quindi c'è la ragione principale per la quale adesso vi andiamo a descrivere quali sono le misure adeguate per tenere un segreto tale. È un'esigenza molto specifica, perché nel momento in cui io mi rendo conto, azienda, che un mio ex dipendente ha sottratto dei segreti commerciali, oppure non un ex dipendente, ma comunque dei terzi abbiano sottratto dei segreti commerciali, io avrò l'esigenza di andare in tribunale a chiedere un provvedimento cautelare di inibitoria o iniziare una causa di merito. Però sapendo che le cause di merito in Italia durano circa 3-4 anni, dovrò necessariamente cercare di ottenere un provvedimento cautelare.
E la prima cosa che fa il giudice, vi leggevo i vari estensori, è di verificare se l'azienda si è dotata di misure adeguate per mantenere, cioè, si è, perché la ratio un po' della questione è dire: ma se tu stesso imprenditore non hai creduto nel valore del tuo segreto e non l'hai protetto, come fai a venire in tribunale a chiedermi un'inibitoria nei confronti di un concorrente per tutelare quello che tu stesso non hai ritenuto adeguatamente di tutelare? E queste decisioni sono tutte del 2018-2019, subito dopo anche l'implementazione, anche prima dell'implementazione da parte dell'Italia della direttiva Trade Secret, perché in realtà, come si spiegava, l'Italia è stata quella volta in Commissione europea, quando hanno dovuto affrontare il panorama degli stati dell'Unione, era l'unico paese che da 15-20 anni, da quando abbiamo il codice della proprietà industriale, aveva due articoli appositi, il 98-98, il 98-99, sui segreti industriali. E quindi nell'ambito di questa direttiva si è detto: quei paesi che già tutelano, in realtà pensavano all'Italia, i segreti commerciali come proprietà industriale, possono continuare a farlo. E in effetti nel panorama europeo, e questa è una distinzione interessante, noi italiani siamo gli unici che tutelano i segreti commerciali come proprietà industriale e che quindi, come diceva l'avvocato Sartori, il titolare di un segreto commerciale ha la possibilità di chiedere, come se fosse un brevetto o un marchio, un provvedimento di inibitoria, un sequestro, lo vedremo dopo. Mentre in altri paesi hanno un valore inferiore rispetto a un brevetto, ad un marchio, e questo offre un vantaggio anche competitivo, soprattutto nell'ottica delle descrizioni, ma lo vedremo dopo. La tradizione della tutela dei segreti commerciali è iniziata negli Stati Uniti prima di noi, e già nel 2011, nella famosa decisione Fire verso Techno Carbon, si era detto che l'NDA è useful in establishing a trade secret claim, but it's not enough. Cioè, l'NDA è un primo passo per organizzare delle misure adeguate a tutela dei segreti commerciali, ma non è sufficiente. Quindi bisognerà implementare adesso tutte queste misure che vedremo assieme. Prego, per una domanda. Sì, non ho capito. In Italia siamo, cioè, nel paniere europeo, non siamo gli unici a dare la stessa importanza di un marchio, di un brevetto, al know-how? Non al know-how, ma ai segreti commerciali. Cioè, quando il know-how risponde ai tre requisiti descritti dall'avvocato Sartori, quindi valore economico, segretezza, e diventa trade secret, nel momento in cui è trade secret ha lo stesso valore di un brevetto registrato e di un marchio, e questo non è negli altri paesi europei. Quindi noi abbiamo possibilità di accedere, come dicevo prima, alle tutele giurisdizionali tipiche della violazione dei diritti di privativa industriale titolati, che hanno un titolo, cioè i brevetti, i marchi, i design e via di seguito. Allora, affrontando il tema, vediamo che i consigli che vengono fatti sono quelli di aggiornare le politiche di segretezza di un'azienda, il controllo dell'accesso delle aree riservate, lo vedremo anche un po' più in dettaglio subito dopo. Organizzare e definire un sistema di gestione specifica per la protezione dell'IP, tracciare e registrare la divulgazione dei trade secret, incentivare il management societario a implementare tali processi e gestire i dipendenti e gli ex dipendenti in entrata e in uscita. Il problema è che tutte queste regole che vi spiegherò sono difficilmente attuabili, cioè, o meglio, si possono attuare benissimo quando c'è un'imposizione effettiva dall'alto, ma le persone, per abitudine, siccome devono fare dell'altro, non sono ben disposte a sottoporsi a questa burocrazia per la tutela del segreto commerciale. Però è fondamentale, perché altrimenti un'azienda rischia di perdere proprio
i gioielli, facevo l'esempio prima del segreto della Coca-Cola, se la ricetta della Coca-Cola diventasse di pubblico dominio, è chiaro che questo avrebbe un impatto enorme sull'azienda. Quindi incentivare il management societario, che spesso non è interessato più di tanto, con dei premi per verificare che ci sia un controllo regolare nel rispetto di tutte le procedure, e quello che è consigliato nella maniera più forte è di dotarsi di un regolamento interno aziendale che vada a disciplinare tutte le procedure interne per la tutela dei segreti industriali. Anche gestire gli ex dipendenti in entrata e in uscita. Facevo l'esempio spesso, noi sappiamo che con delle visure immobiliari possiamo vedere in Italia ogni soggetto se è proprietario di qualche immobile. Quando l'ex dipendente, che magari aveva una funzione apicale, viene affrontato prima di lasciare l'azienda e gli viene spiegato che è importante che non vada a divulgare i segreti commerciali dell'azienda, si può fare riferimento anche al fatto che lui risponderà personalmente di queste eventuali sottrazioni, e si può fare riferimento anche alle proprietà di cui si è a conoscenza che lui è. E vi garantisco che in colloqui di questo genere, quando il dipendente viene reso edotto da parte dell'azienda, che è perfettamente a conoscenza di quali sono i suoi beni personali aggredibili, ha un approccio completamente diverso nel rispetto della tutela aziendale. Potenziare i sistemi di sicurezza a tutela dello stabilimento e delle informazioni riservate, quindi limitare l'accesso dei visitatori non accompagnati ad alcune aree dello stabilimento, viene fatto da molte aziende, stabilire diversi codici d'accesso e poi sottoscrivere NDA con i vari soggetti, terzi, fornitori, trasportatori, visitatori. Allora vado un po' veloce perché il tempo è tiranno, in ogni caso potete anche leggere dalle slide quelle che sono gli elementi, diciamo, principali. Fondamentale, come si diceva, è identificare e definire per iscritto il proprio know-how, perché molto spesso, parlando con gli imprenditori, anche magari in imprese più piccole, familiari, l'imprenditore dice sì, cioè io ho il mio know-how, ho le mie cose, ma quando poi gli chiedi esattamente in che cosa consista questo e se l'abbia descritto e perimetrato, non sono mai preparati. E questo ha delle ricadute negative sotto vari profili. Intanto da un punto di vista fiscale, quella che è la posta in bilancio, pensiamo a delle misure fiscali come il patent box, che sono state create per incentivare anche gli investimenti in proprietà industriale e nei segreti commerciali. Per esempio l'Italia consente di mettere dentro i segreti commerciali nel patent box, la Francia no, ad esempio. Ma soprattutto anche degli accordi, poi ve ne parlerà l'avvocato Sartori, in quegli accordi fondamentali che sono di joint development agreement, di supply agreement, di cooperazione con le aziende, è fondamentale nella distinzione tra foreground e background know-how di dire e di descrivere qual è il proprio know-how. Quindi il consiglio alle aziende è di collaborare assieme a un consulente brevettuale in modo tale di perimetrare esattamente quello che è il vostro know-how, perché se dovrete fare determinati contratti con gli OEM, con i grandi nel settore automobilistico, con le grandi case automobilistiche, loro vi chiedono un allegato al contratto dove dicono descrivi il tuo know-how, e quindi se non sei in grado di farlo hai un problema. Siglare e marchiare documenti e materiali sensibili è sicuramente un aspetto fondamentale. Purtroppo non viene fatto, cioè all'inizio della collaborazione magari si fa attenzione a scambiare i documenti con scritto confidential, privacy o qualcosa del genere, però molto spesso poi nell'ambito di un'operazione che può essere societaria o anche di cooperazione industriale, ci sono tante decine di centinaia di mail che vengono scambiate, quindi questo è un errore che spesso si fa. Invece è fondamentale, anche quando vengono ad esempio tenute delle riunioni interne o delle riunioni con il fornitore o con il supplier, quindi si parla e non si scrive, è bene sempre fare una minuta
di quella che è stata la riunione e farla sottoscrivere anche al rappresentante del vostro fornitore o del vostro cliente, in modo tale che si fotografi esattamente cosa è stato detto e quali informazioni sono state edotte. Quella di distruggere con regolarità documenti cartacei, appunti, disegni contenenti il know-how è sicuramente uno degli aspetti fondamentali. Poi dirò anche un'altra cosa, prevedere diritti di audit connessi al know-how. Quando siamo nell'ambito di contratti di licenza, contratti di trasferimento di tecnologia o di licenza di know-how, è sempre bene, oltre ad imporre chiaramente al soggetto che beneficia della disclosure di questi segreti e quindi avere l'obbligazione che lui adotterà tutte le misure necessarie per mantenerli segreti, avere anche la possibilità di visitare l'azienda del soggetto partner per vedere se effettivamente tutte queste misure vengono adottate o meno. E direi che quello del... che noi dobbiamo trarre come esempio fondamentale nella gestione anche del regolamento interno aziendale dei segreti commerciali è di prendere spunto da quello che avviene nel settore della difesa e degli armamenti. Loro chiaramente hanno cominciato prima ancora del codice della proprietà industriale a classificare le informazioni secondo un grado di diverso di importanza. E quindi anche il regolamento interno aziendale e tutte le misure che dovranno essere adottate, quindi chiudere negli armadi, sistema di password, far accedere determinati uffici solo alle persone del settore di ricerca e sviluppo o di determinate mansioni, saranno rapportate al grado e al livello di segretezza imposto da quel tipo di informazione. Lavorando con aziende nel settore militare, so perfettamente che ci sono una serie di badge che ti consentono di accedere addirittura a determinate sale solo se tu sei classificato per quel tipo di informazione. Diversamente non puoi proprio accedere. E questo consente una gestione poi anche delle procedure interne aziendali più semplice, perché a seconda dell'importanza obbliga o meno comportamenti diversi. Io ho ancora 5 minuti, credo. Vai. No. Oddio, cosa ho fatto? Ho spento. Ecco qua. Il bello della diretta, mi verrebbe da dire. Esatto. Definire il campo di applicazione del regolamento. Dicevo che è fondamentale dotarsi di un regolamento perché, come ci dice il presidente Marangoni del Tribunale di Milano, questa è una delle prime cose che io vado a vedere quando mi chiedi un provvedimento di cautelare. E quindi il campo di applicazione dovrà essere per tutti i soggetti che in ragione delle mansioni svolte all'interno dell'azienda sono autorizzati ad accedere a determinati segreti commerciali. Possono essere i dipendenti, possono essere collaboratori, consulenti esterni, soggetti che lavorano a progetto, e sicuramente una maggiore tutela deve essere fatta, deve essere prestata da chi opera nei reparti di ricerca e sviluppo oppure nel procurement, perché appunto, come dicevamo, tutte le informazioni legate ai clienti, i prezzi, i business plan e via di seguito sono considerati segreti commerciali. Grazie. Lo vediamo in questa slide successiva, che sono considerati trade secret, partendo dall'alto a sinistra, i risultati dell'attività di ricerca, che sia inventiva o meno, che porti a un brevetto o meno, la progettazione o la ricerca, lo sviluppo dei prodotti, i processi e le metodologie di produzione, eventuali autorizzazioni specifiche a produrre o a immettere il prodotto in commercio, i prezzi delle materie prime e i costi produttivi. Ci sono determinati settori come proprio dell'aviation, l'aerospace, dove la differenza la fa il tipo di materia prima e il tipo di fornitore. Quindi il fornitore di una determinata materia prima è uno dei segreti principali nel settore di riferimento. Passiamo a destra, le invenzioni e domande di brevetto non depositate,
o in fase di deposito. Voi sapete che un brevetto, prima di essere pubblicato, devono passare una serie di mesi, e finché non è pubblicato è segreto. E poi tutte le procedure di organizzazione aziendale, le liste dei fornitori, le liste dei clienti sono dei segreti commerciali, a meno che, come diceva l'avvocato Sartori, non siano pubblicati nel sito internet. E anche il business plan, i prezzi, la scontistica legate ai dati di vendita, le informazioni commerciali, la politica gestionale della clientela. Il Tribunale di Venezia, Torre d'Anci, dice che sono segreti commerciali la lista produttori italiani e esteri, la selezione dei prodotti più competitivi, le scontistiche, i ricarichi di prezzo, la selezione dei migliori canali distributivi per la vendita sul web, sono segreti commerciali. Quindi l'esigenza è quella di, come si diceva, l'abbiamo ripetuto fino a mantenere la segretezza, non rivelare, trasferire a terzi se non esistono dei contratti specifici di NDA e di seguito, non riprodurre e copiare i documenti se non espressamente necessario per la propria mansione lavorativa. E qua, a seconda della classificazione dei segreti, esistono sempre nel sistema militare, ed è la ragione per cui la mia borsa col mio computer non si sposta mai a un metro dalla mia persona, è quella che per determinate informazioni o segreti non è neanche previsto che non possano essere fatti dei documenti digitali. Possono essere fatti solo dei documenti cartacei, superato il livello 4 NATO, per cui possono essere solo scritti e poi devono essere distrutti. Quindi non ci può essere un file digitale. Chiaramente dipende dalla classificazione dell'informazione. Qui potete vedere velocemente che è importante nominare uno o più soggetti responsabili che dovranno poi all'interno dell'azienda verificare il rispetto di tutta la procedura e delle disposizioni del regolamento. Come dicevo, a seconda del tipo di segreto commerciale, ci può essere un divieto di portare con sé al di fuori degli uffici aziendali documentazioni, progetti o disegni. Ci deve essere un monitoraggio da parte del personale autorizzato delle email inviate o ricevute. Ci deve essere un'adeguata custodia e una formattazione anche dei supporti magnetici. Mi ricordo quando ho preparato la mia tesi di laurea, avevo un floppy disk grande così, poi sono diventati floppy disk più piccoli. Chiaramente, se io non adeguo al supporto poi il segreto commerciale, rischio di avere un supporto che non può essere poi più letto da nulla. E questi sono esempi di accessi riservati, quindi le credenziali di autenticazione, cambiare regolarmente username e password, creare questo è molto importante, delle cartelle virtuali ad accesso limitato, cioè quando c'è un progetto specifico possiamo pur creare una cartella virtuale dove vengono inseriti tutti i documenti riferiti a quel progetto con delle password solo per il team che lavora in quel progetto. E quindi poi è facile poter cancellare la cartella o verificare chi fa l'accesso. Divieto di copiare, l'aggiornamento periodico e via di seguito. Fondamentale è, e lo vedrete poi nel dettaglio in questa email, ma passo oltre, che vengano monitorati i soggetti che accedono a determinate cartelle virtuali, per cui si sappia, e attualmente i sistemi informatici lo consentono, di capire chi, quando è entrato in un determinato momento, per avere poi la catena di un'eventuale violazione la catena dell'accesso, e quindi verificare l'eventuale violazione del segreto. Questo dell'accesso alle aree di stabilimento l'abbiamo già anticipato inizialmente, quindi è importante suddividere lo stabilimento in specifiche aree e quindi, a seconda del livello di segretezza, creare un po' come fanno nel settore militare dei badge che consentono, perlomeno al reparto di ricerca e sviluppo, solo determinati soggetti di entrare.
e quindi poi anche l'accesso sia alle informazioni digitali che ai luoghi fisici essere legato solo a quei dipendenti che svolgono specifiche mansioni per quella specifica cosa. Un aspetto fondamentale, lo vediamo sulla destra, è quella del monitoraggio delle imprese di pulizia, che è il sistema migliore che viene utilizzato in Cina per sottrarre segreti industriali ai concorrenti, cioè di vestire da uomo delle pulizie un ingegnere elettronico o meccanico e quindi indisturbati di poter lavorare all'interno dell'azienda senza difficoltà. Quindi è fondamentale avere i nomi e dei soggetti che alle 5 della mattina oppure alle 10 di sera vengono in azienda per pulire gli uffici e quindi logicamente sul tavolo non dovrà essere lasciato nulla, ma dovrà essere messo tutto sotto chiave. Come dicevo, ci sono dei provvedimenti disciplinari previsti dai contratti collettivi per i dipendenti e poi ci sono anche violazioni di ordine civile e penale. Credo che a questo punto tocchi all'avvocato Sartori e mi scuso del ritardo. No, una domanda da remoto. Adesso mi avvicino così sì. La sentono anche da casa. Provo magari anche a ritrasare un attimino. Allora, ci chiedono il know-how quando violato probabilmente è vero che può vedere azione legale di protezione, però è anche probabile che nello stesso momento in cui viene violato quel segreto venga perso, appunto, e quindi successivamente non sia più possibile proteggerlo. È corretto? È correttissimo e lo vedremo dopo nella mia esposizione successiva, perché ci sono determinate azioni, il provvedimento cautelare che interviene subito può salvare qualcosa, ma ci sono delle ipotesi in cui questo non è possibile perché la informazione diventa di pubblico dominio e a quel punto si dovrà ragionare a titolo di risarcimento del danno e quindi il danno sarà molto maggiore a seconda della violazione del know-how o del segreto che c'è stato. Sempre che ovviamente condivido quello che ha detto il collega Dalla Costa, sempre che non sia una divulgazione, diciamo con un termine che va di moda anche se in altri contesti, binaria, che quindi chi ha ricevuto l'informazione sia comunque abbia violato la disposizione del 99 perché era consapevole o avrebbe dovuto adottare l'ordinaria diligenza. Chiaro che se un'informazione è segreta e viene passata, sottratta dal detentore a un primo, da un primo soggetto, il quale poi la pubblica, a quel punto, come si dice da queste parti, non si può chiudere il recinto dopo che sono scappati i buoi, questa perla di cultura popolare. Allora, vediamo quindi le misure di protezione all'esterno. L'avvocato Dalla Costa vi ha fatto una bella panoramica di quelle che sono le misure di tutela all'interno dell'azienda, ma ovviamente è importante anche poi rendere effettive queste misure adottandone parimenti anche misure verso l'esterno. E, in particolare, come sapete bene, nella vita quotidiana delle imprese ci sono moltissimi casi in cui è necessario proprio passare da una condivisione di informazione e addirittura da un trasferimento del know-how. E, penso ad esempio alle operazioni straordinarie nella quale magari si affaccia un fondo che è interessato ad investire nella vostra azienda. A quel punto sì, c'è un'attività di due diligence nella quale il fondo acquisisce o la società acquisisce, veramente fa una fotografia dettagliatissima di quello che è la vostra realtà aziendale, venendo anche a conoscenza di segreti, oppure ad azioni di marketing congiunto nella quale i due operatori magari producono appunto prodotti differenti ma vogliono lanciarli congiuntamente sul mercato e si scambiano delle informazioni dei rispettivi clienti. Ed ancora oggi è molto, diciamo,
in voga, ma perché veramente c'è un grande beneficio l'innovazione collaborativa. L'innovazione non è più limitata nel perimetro all'interno dell'ufficio, diciamo, di ricerca e sviluppo dell'azienda, ma travalica i confini dell'azienda fino a svilupparsi in collaborazione o con imprese concorrenti o con centri di ricerca. O lo stesso affidamento a terzi di produzione di componenti strategici, una normale fornitura o subfornitura o commissionamento di produzione di componenti fatti su misura su un progetto dell'azienda preponente. E questi sono i casi in cui volontariamente si mette a disposizione il proprio know-how, le proprie informazioni segrete, ma ci sono alcuni casi in cui in realtà si subiscono attacchi hacker oppure c'è magari visita in aziende per vari motivi e c'è la necessità di proteggere l'acquisizione di informazioni riservate. E poi il canale principe della sottrazione dei segreti, ahi noi, è proprio quello tramite i dipendenti, motivo per il quale è fondamentale presidiare con adeguati accordi di riservatezza post-contrattuale e talvolta, soprattutto per i dipendenti che detengono il know-how maggiormente strategico, ragionare anche di adottare dei patti di non competition post-contrattuale. Vediamo quindi, appunto, fondamentale, abbiamo detto, che ci siano quindi degli accordi scritti che vengano nei quali individuare chiaramente qual è il know-how, il segreto che viene messo a disposizione del terzo e poi assicurarsi che venga rispettato quanto accordato. Vediamo allora più nel dettaglio il non disclosure agreement o accordo di riservatezza, ossia quel contratto in forza del quale una parte si impegna a non divulgare, usare, sfruttare o altrimenti disporre e mantenere strettamente riservate le informazioni segrete dell'altra parte. È un accordo atipico, a volte può essere unilaterale, ma spesso a seconda delle situazioni, diciamo, nella quale si inserisce, è anche bilaterale. Tutti i progetti di collaborazione di cui vi ho parlato prima, sia a livello marketing che a livello di produzione, sono disciplinati da clausole di riservatezza reciproca, perché chi comunica le informazioni riservate è anche chi riceve dall'altro lato le informazioni riservate del partner. E vediamo allora più nel dettaglio la struttura degli accordi di riservatezza. Appunto, vanno definiti i soggetti, vi ho già detto in che modalità, e di solito è buona norma anche disciplinare quello che sono l'uso da parte dei dipendenti, collaboratori, consulenti, e a volte lo si fa o imponendo al soggetto che riceve le informazioni di adottare misure anche nei confronti dei propri dipendenti consulenti, o nei casi di maggior riservatezza proprio si chiede l'adozione di un separato accordo di riservatezza, in modo che ci sia l'obbligo direttamente del soggetto collaboratore nei confronti o consulente nei confronti proprio dell'azienda titolare. L'obbligo è importantissimo definire lo scopo dell'NDA, perché, come dicevo prima, non è la stessa cosa fare un NDA per un'operazione di M&A rispetto a un NDA per uno sviluppo congiunto. Quindi va individuato bene le informazioni, deciso se la modalità di segretezza debba essere esplicita o implicita, ossia se per la parte che comunica è prassi attuabile marcare documenti con la scritta documento riservato bla bla bla, e magari che faccia riferimento anche all'NDA specifico, allora è meglio, perché comunque questo ci solleva dall'onere di provare cosa sia stato effettivamente divulgato nell'ambito di scambiato nell'ambito di quell'NDA.
Viceversa, se è una pratica molto utile ma inattuabile per mille motivi, a quel punto è meglio adottare una politica inversa e dire che tutte le informazioni devono intendersi segrete, salvo che le eccezioni che note. E, ovviamente la cosa importante in entrambi i casi è essere in grado di ricostruire ciò che è stato comunicato all'altra parte, quindi o mandare una mail in cui si dica queste sono informazioni assoggettate all'NDA eccetera eccetera, non mettere informazioni riservate nella mail ma nei documenti, e poi se ciò non è possibile perché magari le informazioni vengono divulgate in una riunione, redigere un verbale nella quale si dà atto. Altro contenuto importante sono le adozioni delle misure adeguate a mantenere il segreto, vabbè, di questo ci riallacciamo a quello che abbiamo detto prima. È importante appunto escludere, come dicevamo prima, anche il reverse engineering, che diversamente potrebbe risultare in talune condizioni lecito. E, per quanto riguarda la violazione, è buona prassi inserire delle penali, anche se a seconda del livello di collaborazione non sempre diciamo si può portare a casa la penale, perché tante volte c'è anche una asimmetria diciamo di potere negoziale, e quindi chiaro, se la startup viene approcciata da una multinazionale che vuole avere una collaborazione commerciale, diciamo che ci baciamo le mani e la penale non la mettiamo neanche per finta, ecco, anche perché se ce la chiedono loro è peggio. E, per quanto riguarda, ecco perché è importante la penale, perché oltre a cioè l'NDA ti solleva dall'onere non solo di dimostrare quale sia l'informazione segreta e tutelata, ma nel caso in cui ci sia una penale dimostrare anche quale sia il danno, perché chiaramente sono tutti oneri della prova estremamente gravosi. Il mio consiglio, il nostro consiglio di solito è mettere comunque una penale, ma tenersi un po' le mani libere per l'eventuale quantificazione di danno maggiore rispetto a quello indicato nella penale, e tenendo sempre conto tuttavia che anche la penale, laddove fosse ritenuta eccessiva in sede di giudizio, può essere ridotta. E, per quanto riguarda la durata, qua c'è un po' di controversia, nel senso che qualcuno dice durata indefinita fin tanto che non rimane segreta. Io comprendo questa posizione, tuttavia non la suggerisco, perché non la suggerisco perché comunque non abbiamo più il vantaggio della inversione dell'onere della prova, ossia se io ti dico che sei obbligato fin tanto che rimane segreto, spetterà a me dimostrare nuovamente che è rimasto segreto. Quella soluzione che io preferisco è dire che è un po' una soluzione, non si può dire democristiana, ma cerchio bottista sì, è di dire la durata è, non so, 5 anni dalla cessazione dell'ANA, fatto salvo la ulteriore durata delle informazioni che beneficiano del segreto commerciale senza l'articolo 98. Questo perché spesso quando si fanno degli NDA estremamente ampi si rischia di mettere dentro al perimetro che si vuole tutelare anche del know-how non tutelabile ai sensi del 98, con il che ci potrebbero essere delle ripercussioni in termini di restrizione della concorrenza, sulla quale non vi annoio, però insomma secondo me questa soluzione può essere interessante. E, allora, le esclusioni ovviamente non può... Aspetta, vediamo, eravamo già andati avanti. L'esclusione, cioè non può, ci sarà sempre nell'NDA esplicitato che non può essere protetto da segreto ciò che è divenuto di pubblico dominio, ciò che è stato la cui divulgazione è stata imposta da adempimenti di leggi, ordini del giudice, eccetera, o ciò che è stato sviluppato autonomamente. Anche su questo, però, vanno adottate alcune cautele.
Perché di solito è bene, almeno io ritengo che sia bene prevedere, che laddove ci si voglia, il soggetto che ha ricevuto l'informazione intenda avvalersi di questa esimiente, lo deve notificare immediatamente quando ha ricevuto l'informazione. Diversamente si rischia che vengano costruite ad hoc situazioni non corrispondenti al vero. E vabbè, poi di solito vanno ovviamente inserite le scelte di foro e legge applicabile laddove soprattutto ci siano partner stranieri. Vediamo, vabbè, questo vi ho già accennato, e vediamo invece il segreto nelle operazioni di M&A. Qui velocemente, perché il tempo è appunto stringe, le cautele sono analoghe, solo che in questo caso si dovrà avere anche cura. Di solito la due diligence viene fatta oggi tramite delle piattaforme che garantiscono che abbiano accesso alle informazioni solo soggetti individuati nell'NDA. Quindi nell'NDA ci sarà indicazione dei soggetti e del team che hanno accesso alle informazioni. Se c'è desiderio di proteggere ulteriormente, verranno indicati proprio i soggetti professionisti in corrispondenza della specifica area, quindi noi che ci occupiamo dell'IP non potremo avere accesso magari ai dati fiscali o ai dati dei lavoratori, anche se poi ci sono delle aree che si sovrappongono, e comunque l'individuazione dei soggetti che hanno accesso alle informazioni è importante, soprattutto nel caso in cui il soggetto acquirente e la target siano competitor, perché a quel punto va disciplinato accuratamente nella MOU e comunque anche nella contrattualistica di dettaglio successiva che non devono essere divulgate le informazioni ai dipartimenti dell'azienda che si occupano di quell'ambito lì. Questo tra l'altro in taluni casi viene richiesto anche in ottemperanza alla normativa antitrust, perché capite bene che nei casi di concentrazione particolarmente impattanti, che un soggetto produttore condivida i dati col distributore o rivenditore può essere problematico, così come nel caso in cui ci siano due operatori dello stesso gruppo. Importantissimo negli accordi di sviluppo congiunto, in questo caso sarà il focus, sarà soprattutto volto a individuare il perimetro del cosiddetto background knowledge, ossia le conoscenze che uno dei due, cioè entrambi, diciamo, i partner dello sviluppo congiunto mettono a fattor comune nell'ambito del progetto di sviluppo. Questo è un aspetto fondamentale, e tanto più deve essere gestito in modo accurato e preciso, tanto più i due player sono vicini, per lo stesso motivo di prima, perché se non so, io mi occupo di farmaci e l'avvocato della Costa di packaging, vabbè, sarà un disastro, però va bene, è più facile capire qual è il rispettivo foreground, no? Background, scusate. E se invece tutti e due facciamo farmaci, magari ci posizioniamo su molecole differenti, diventa più complesso. Quindi a seconda della vicinanza, tanto più sarà necessario individuare compiutamente il background. E occorrerà poi, vabbè, si parla anche del side ground, cioè quello che viene sviluppato nel corso del contratto dell'accordo di sviluppo, ma che non c'entra con l'accordo di sviluppo stesso. E determinante poi anche disciplinare il foreground, ossia ciò che è frutto, risultato dello sviluppo congiunto. E qui c'è un po' di tutto, nel senso che chi adotta il foreground sarà in comunione tra tutti i partecipanti, sì, ok, e quindi ecco, questa soluzione, siccome le norme sulla comunione non sono molto tagliate per gestire né la proprietà intellettuale
nel segreto commerciale, e il consiglio è che laddove si opti per questa soluzione, perché talvolta non sono distinguibili il foreground, scindibili, perché è il risultato veramente della attività congiunta di entrambi i soggetti, e a quel punto adottare quantomeno un regolamento, oppure si può adottare la soluzione che, se c'è uno sviluppo autonomo del risultato, rimane di proprietà di chi l'ha sviluppato, di proprietà esclusiva. Poi vabbè, c'è un tema di accesso all'informazione, ma non andrei nel dettaglio. E da ultimo, sulla ricerca commissionata, qui l'esigenza che fa da un po' da driver nella disciplina è che di solito il ricercatore hanno e l'università ha desiderio di pubblicare, perché appunto è la loro attività principale, e quindi va un po' bilanciato questo desiderio di pubblicare i risultati della ricerca con l'interesse di brevettare o comunque di mantenere il regime di segreto. Quindi ci si accorda affinché, di solito, quantomeno fino al deposito, perché avrebbe altrimenti un impatto distruttivo sul brevetto, ma meglio, come diceva anche l'avvocato Dalla Costa, fino alla pubblicazione, non vengano fatte pubblicati articoli se non di livello alto. Basta, direi che passo la parola nuovamente all'avvocato Dalla Costa, che ci parlerà delle misure di tutela giurisdizionale. Grazie mille, volevo fare un commento sul background e foreground, perché in effetti è uno dei temi di discussione sempre più interessanti. Mi ricordo di aver negoziato con Rolls-Royce Aviation per la costruzione delle turbine, dei motori, degli aerei per un anno e mezzo, e per credo un anno ci siamo scannati nel contratto per disciplinare il tema del foreground e del background, perché i grandi OEM nell'automotive è la stessa cosa, ti dicono: bene, io ho scelto te, azienda del nord-est, che sei bravissima a sviluppare un determinato prodotto, come supplier per un determinato componente, e poi ci mettiamo assieme, sviluppiamo un prodotto ulteriore, però sappi che dal momento in cui noi ci mettiamo assieme, tutto quello che viene sviluppato sarà di proprietà mia, perché io ti pago questa attività, e quindi tutto il foreground, dal momento in cui le due aziende iniziano a collaborare, sarà di mia proprietà. E questo è tendenzialmente capibile da parte degli OEM, però è un grande problema per l'azienda del nord-est della situazione, perché se quell'azienda ha sviluppato un proprio know-how, segreti su una determinata procedimento di manufacturing, poi non è che possa essere costretta a non applicare più quello che andrà a sviluppare nel settore di riferimento, perché altrimenti dovrebbe poi magari chiudere l'azienda e dire: io faccio un unico contratto con Rolls-Royce o con Volkswagen, e dopodiché a quel punto tu mi impedisci. Quindi entra in gioco tutta una negoziazione di cross-licensing sul fatto di dire, e lì poi è un tema di negoziazione, perché l'OM vuole la proprietà integrale, però quello di poter ottenere perlomeno una licenza a titolo gratuito e irrevocabile, di poter utilizzare magari quel procedimento di fabbricazione, quella tecnologia che è stata sviluppata assieme, anche per altri, magari non dei concorrenti. Allora gli OEM ti dicono sempre: sì, ecco, questa è la lista dei concorrenti con i quali non devi lavorare, e quindi cercare di trovare una soluzione che consenta di dare un po' il cerchio, un colpo al cerchio, un colpo alla botta, come si suol dire. Specificato nel contratto questa cosa, automaticamente invece la proprietà rimane diventa automaticamente di chi ha pagato. Di solito è del committente. Infatti, cos'è che ti dicono gli OEM? Quello che citavo all'inizio, no? Ti dicono: questo è il contratto di supply, di ricerca e sviluppo, di sviluppo congiunto, quel che è, e tu mi metti nell'allegato A la descrizione di tutto il tuo background, IP e trade secret. Dopodiché, da T0, dal primo momento che noi iniziamo a lavorare assieme, tutto quello diventa foreground ed è tutto di proprietà mia.
Quindi c'è il rischio che se uno non descrive bene il proprio background, quello che non ha descritto e messo nell'allegato possa essere considerato foreground e quindi l'azienda si trova anche in difficoltà magari dopo non poter utilizzare determinate procedure di fabbricazione che erano sue, poi chiaramente riesce a dimostrare con, magari in qualche modo, però da lì l'attenzione fondamentale di saper descrivere bene il proprio background, cioè la propria tecnologia, prima dell'inizio della collaborazione con l'OM o il grande player. Allora, molto velocemente, perché sono già le 6:29 e so che in teoria dovrebbe terminare fra un minuto, però non andrò a volo d'uccello su vari temi, anche perché alcuni aspetti li abbiamo già evidenziati, il fatto che i trade secret nel panorama europeo sia considerato alla stregua di un brevetto, di un marchio, quindi c'è la possibilità di chiedere l'inibitoria qualora ci sia un concorrente che abbia sottratto il segreto commerciale, quindi l'ordine di ritiro dal commercio di tutti i prodotti che sono stati realizzati violando quel segreto commerciale. Normalmente può esserci anche una penale per ogni violazione dell'ordine di inibitoria, che è commisurata di solito a un importo 1000 euro per giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine di inibitoria del giudice, oppure 2000 euro per ogni prodotto che tu hai venduto in violazione, dipenderà poi il valore a seconda del tipo di prodotto e quindi la penale dovrà essere commisurata al valore del prodotto. La distruzione di tutte le cose che integrano e contengono magari al proprio interno, con un distinguo che ha fatto l'avvocato Sartori che vedremo dopo, e che possono contenere il segreto commerciale, quindi anche la cosa che contiene all'interno una violazione del segreto commerciale potrebbe essere distrutta anche l'intero prodotto qualora non sia divisibile da quello che costituisce l'oggetto del segreto commerciale, il sequestro e poi anche una misura che è tipica dell'ordinamento italiano e che non c'è in altri paesi, la pubblicazione della sentenza dell'ordinanza, che è considerato un elemento di risarcimento del danno. Forse vi sarà capitato di leggere ogni tanto nel Corriere della Sera, nel Sole, che ci sono l'indicazione, la azienda X contro l'azienda Y, il giudice del Tribunale di Milano ha deciso quanto segue, inibitorie e via di seguito. L'articolo 129 affronta il tema della descrizione del sequestro in via cautelare. Il sequestro è chiaramente poter sequestrare le merci in contraffazione del titolo del segreto commerciale. La descrizione invece è un sistema meraviglioso che viene utilizzato in Italia da almeno 40 anni e consiste nella possibilità, quando io ho un sospetto fondato che ci sia un concorrente che viola dei miei brevetti, marchi o segreti commerciali, di chiedere al giudice di poter entrare in azienda e descrivere i sistemi di produzione, prendere foto dei sistemi di produzione, acquisire anche video o anche foto delle varie fatture in entrata e in uscita, quindi dei fornitori, dei clienti, da poter essere poi utilizzati nel procedimento di merito, perché qualora sia accertata la violazione di un diritto di privativa industriale si chiederà il danno e quindi io attraverso la descrizione posso entrare in azienda, e solitamente si entra alle 7, alle 8 della mattina, un po' come il US Army, no? Quindi con un gruppo di con l'ufficiale giudiziario, la parte, l'avvocato della parte, i consulenti brevettuali della parte, e si accede in azienda per verificare se determinati segreti sono stati violati. Ovviamente l'azienda non viene avvisata. Ovviamente l'azienda non viene violata. Allora il giudice, quando nel panorama giudiziale attuale italiano, quando si chiede un inibitorio, un sequestro, il giudice solitamente fissa sempre un'udienza nel cautelare per sentire anche l'altra campana, perché specie in Italia si è abituati a che l'attore esagera nel presentare le cose.
però la descrizione è considerata un procedimento meno invasivo, proprio perché si descrive e non si sequestra, e chiaramente ha un senso poterla ottenere se la controparte non è avvertita, perché altrimenti fa sparire le macchine, fa sparire i prodotti e a quel punto non si può vedere più nulla. Passo un commento su questo, certo. Che proprio per dire quanto a volte il segreto diventa anche controproducente per noi, no? Diceva l'avvocato Dalla Costa della descrizione, si acquisiscono le informazioni e le prove per poi fare la causa di merito. Tuttavia, poiché il segreto viene protetto anche in giudizio e c'è un articolo che tratta proprio la tutela del segreto in sede di contenzioso, il giudice, su richiesta o anche spontaneamente, può disporre delle misure di secretazione anche di quella documentazione, motivo per il quale di solito noi avvocati stiamo allertati durante le operazioni, perché poi dobbiamo fare la causa di merito alla cieca, diciamo, perché finché non viene instaurato il contraddittorio, talvolta non si ha neppure accesso a quello che è stato raccolto. È correttissimo, perché soprattutto non so, nella violazione di software, database, ma anche di brevetti, quello che viene fatto è che l'ufficiale giudiziario ha un proprio ausiliario informatico che arriva in azienda, fa un backup di tutte le informazioni aziendali, perché non c'è il tempo di stare lì giorni, e quindi fa copia di tutto, e dopodiché su ordine del giudice viene distinto quello che è relativo alla causa da quello che non è relativo, cioè vengono ordinate dal giudice delle misure a tutela di questo soggetto passivo, che a cui alle 8 della mattina si suona il campanello e si entra in modo invasivo per ottenere tutta una serie di informazioni. Correttissimo. Ci sono altri sistemi giuridici, ad esempio quello tedesco, che ha un qualcosa di simile alla descrizione, ma non con delle capacità così invasive come quello italiano, dove veramente si riesce a ottenere, abbiamo partecipato più volte con la collega Sartori, proprio copia delle fatture, dei dati dei fornitori, dei dipendenti, insomma ci sono tutta una serie di informazioni che possono essere acquisite. Come dicevo, ai fini di ottenere un'inibitoria, la prima cosa che va a vedere il giudice in alto a sinistra sono quali sono le misure di protezione dei segreti commerciali che sono state adottate. E quindi facevo riferimento a quanto avevo citato prima, e chiaramente qual è l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione delle illecite dei segreti commerciali. Prima c'era stata una domanda di qualcuno di voi tra i partecipanti, ma se il know-how poi viene disclosed, viene reso pubblico, a quel punto è perso. E quindi come ci si deve comportare? In certi casi si può agire velocemente con procedimento cautelare d'urgenza di inibitoria e quindi salvare un po' il salvabile, però ci possono essere degli altri casi invece dove questo non è possibile. Ed è la ragione per cui l'articolo 125 del CPI dice che dovranno essere verificate le conseguenze economiche negative per il soggetto passivo, cioè per il soggetto a cui è stato sottratto un segreto commerciale, che avrà diritto quindi al pagamento del mancato guadagno e anche, a volte anche del danno morale, e a volte può ottenere anche la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione. Pensiamo ad un soggetto che ha approfittato del segreto commerciale, un'azienda con una fortissima capacità di vendita sul mercato, distributiva e anche con vendite online e via di seguito, che riesce quindi a monetizzare in modo significativo la vendita dei prodotti che sono oggetto di una violazione di un brevetto, di un segreto commerciale, e quindi in questo caso può essere più utile per la parte lesa chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore invece che magari il danno proprio. Ma è un esame caso by case.
Questo è l'elemento importante che è stato introdotto con la direttiva del 2016 sui trade secret, che noi non avevamo nel nostro codice della proprietà industriale, quello che aveva accennato l'avvocato Sartori, e cioè la possibilità che qualora l'utilizzatore illegittimo del segreto commerciale fosse stato in buona fede nel momento in cui ha acquisito il segreto commerciale. L'esempio, io sono proprietario del segreto commerciale, l'avvocato Sartori mi sottrae il mio segreto commerciale e lo rivende ad Alessandra, che non sa nulla del fatto che Barbara l'avesse rubato a me, e quindi sulla base del segreto commerciale comincia a produrre su larga scala tutta una serie di prodotti che mette sul mercato. In questo caso l'Alessandra è in buona fede e si verifica. Conosceva l'atto illecito o avrebbe dovuto conoscere, secondo l'ordinaria diligenza, l'atto illecito? Se la risposta è no in entrambi i casi, in questo ipotesi il giudice, se la richiesta di inibitoria potrebbe essere eccessivamente onerosa, perché implicherebbe una campagna di recall, di richiamo di tutti i prodotti venduti, quindi ci potrebbero essere dei costi importantissimi in fase di recall del prodotto in violazione e anche di danni, a quel punto il giudice può decidere di concedere al soggetto a cui è stato sottratto il segreto commerciale un indennizzo. E questo indennizzo è solitamente parametrato sulla royalty tipica che avrebbe ottenuto il titolare del segreto commerciale se l'Alessandra fosse venuta da me a chiedermi: il tuo segreto mi piace, io vorrei produrre sulla base di questo know-how, e quindi qual è la tua royalty che chiedi per poter utilizzare questo sistema produttivo. È un retaggio della dottrina della licenza analoghi tedesca, e il fatto di dire: bene, io ti riconosco un indennizzo, quindi non vieto al soggetto in buona fede di distruggere i prodotti, di ritirarli dal commercio, però indennizzo a te, soggetto passivo. Scusa, ma in buona fede l'indennizzo lo paga la persona. Allora, chiaramente lei verrà condannata al risarcimento del danno, alla retroversione degli utili e anche l'articolo 9, che in questa slide, reclusione sino a 2 anni, a chi è venuto a conoscenza del segreto, li rivela e li impiega proprio al tuo profitto, e quindi qualora poi questo avviene anche con l'utilizzo di strumenti informatici, c'è anche un aumento della pena. Vabbè, questo me lo scampo. Quindi, quindi questo è, lei risponderà dei danni integralmente, ma nel tuo caso ti verrà imposta il pagamento di una royalty per evitare che tu debba distruggere i prodotti. Ecco quello che ci sono. No, mi diceva l'Alessandra che posso continuare ancora 5 minuti, quindi vi annoierò sino alle 7:15. Prego. Per chi eventualmente, visto che stiamo comunque sforando il tempo, scusatemi, avvicino. Visto che stiamo appunto sforando il tempo, o chi dovesse, per motivi, dovesse scollegare, questo seminario è registrato, di conseguenza poi vi diamo la possibilità di poter visionare il seminario, e se ci dovessero essere delle domande che non riuscite a fare ovviamente in questa sede, scrivete ad Unismart e noi passeremo le domande ovviamente agli avvocati per dargli appunto risposta, ma spero che voi possiate comunque rimanere fino alla fine, e lascio la parola di nuovo all'avvocato. Grazie mille. Molto brevemente, alcune sentenze del Tribunale di Torino che aveva ritenuto che l'utilizzo di una password addirittura fornita dall'azienda senza una data di scadenza e senza la necessità di procedere a una sostituzione periodica non fu ritenuta una misura adeguata, per cui in questo caso non è stato concesso un provvedimento cautelare.
Un aspetto importante, anche interessante da prendere in considerazione, è la cosiddetta tutela sussidiaria prevista dal 2598, comma ter, del codice civile in materia di concorrenza sleale, cioè qualora i segreti commerciali siano considerati segreti e abbiano un valore economico, ma non sono stati adeguatamente protetti dall'azienda, ecco che non si potrà accedere alle tutele previste dal codice della proprietà industriale, ma qualora sussistano i requisiti della concorrenza sleale, l'imprenditore a cui è stato sottratto un segreto commerciale o del know-how potrà agire anche sulla base del 2598 comma ter. È chiaro che si tratta di una misura importante, ma non così efficace come invece quelle previste dal codice della proprietà industriale per marchi, brevetti e trade secret. Un aspetto, e qua chiudo, volevo citarvi alcune decisioni, e manca il tempo, quindi nelle slide poi le leggerete voi con calma, ma una sentenza che secondo me è un po' la pietra miliare di tutte le sentenze legate alla sottrazione dei segreti commerciali da parte dell'ex dipendente, che è stata redatta nel 2019, stata emessa dal presidente Vitrò, uno dei migliori giudici che abbiamo in Italia, presidente della sezione specializzata di Torino. E in questa decisione del 2019 ci dice una serie di informazioni. Innanzitutto, ricollegandoci a una sentenza della Corte di Cassazione italiana, e questo secondo me è interessante soprattutto per le aziende, dice che il cliente non appartiene a nessuno. Proporre a un cliente del proprio precedente datore di lavoro una collaborazione con la nuova società alle cui dipendenze si è passati non è in alcun modo illecito, se non accompagnata da mezzi e modalità illegittimi o contrari alla correttezza professionale, abbiamo visto il 2598. Cioè, semplicemente andare dal il cliente del mio ex datore di lavoro e contattarlo, questo non è considerato una violazione. Il tema è cosa succede quando il dipendente sottrae dei beni aziendali. Allora, il principio che ormai è stato consolidato dalla giurisprudenza italiana è quello di dire, e su questo facciamo scuola a livello europeo, perché tutta questa giurisprudenza che noi abbiamo da anni in Europa sta nascendo adesso, perché solo con la direttiva del 2016 hanno implementato questa disciplina. Dice, è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo. Cioè, il concetto è quello di dire che il dipendente che ha un'esperienza aziendale e che ha una capacità mnemonica di tutta una serie di dati, tutto quello che si può portare con sé con la propria testa lo può anche utilizzare nell'altra nuova azienda, a meno che, chiaramente, non ci sia a monte un patto di non concorrenza, un patto di non disclosure e via di seguito. Ma qualora non ci fosse nel contratto di lavoro un patto di non concorrenza, che sarebbe a mio avviso un errore importante, il dipendente può portare questa propria esperienza. Chiaramente, qualora invece si configuri, come dice la sentenza, una banca dati arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornire al nuovo datore di lavoro un vantaggio competitivo che trascende la capacità e l'esperienza del lavoratore acquisito, allora in questo caso abbiamo una violazione.
E un altro elemento importante, perché cosa succedeva? Quando dipendenti apicali in grandi gruppi industriali hanno anche un patto di non concorrenza, poi vengono acquisiti da un altro gruppo industriale e il dipendente dice: guarda che c'è un patto di non concorrenza con una penale da 100.000 euro. E il datore di lavoro magari del nuovo gruppo dice: va bene, io ti tengo indenne, i 100.000 euro te li pago io, perché tanto per me le informazioni che tu mi porti sono... In questo caso il Tribunale di Torino, con questa decisione molto interessante, dice che vi è la responsabilità a livello anche concorrenziale del dipendente, cioè il dirigente che cambia azienda e che sottrae dei segreti commerciali che non doveva sottrarre, risponde in via solidale con il nuovo datore di lavoro a titolo di concorrenza sleale. Cioè il fatto che non abbia rispettato il patto di non concorrenza e tutte le obbligazioni previste, lo pone, indipendentemente dal fatto che lui non è un imprenditore, la concorrenza sleale di solito è fra due imprenditori, ma ciò nonostante rispende in via solidale. Quindi il riferimento che facevo prima alle misure immobiliari e ai beni di proprietà del dipendente sono un elemento che possono essere interessanti nella fase di uscita dell'ex dipendente. E qua ultima cosa e mi fermo: sempre in questa decisione la dottoressa Vitrò richiama il parere del garante, dice perché si era posto il problema che alcune aziende controllavano tutte le email e ogni scambio di corrispondenza dei dipendenti, dicendo: in questo modo io tutela una misura adeguata per tutelare i miei segreti commerciali. Il garante dice: no, la conservazione sistematica dei dati esterni e del contenuto di tutte le comunicazioni elettroniche scambiate dai dipendenti attraverso gli account aziendali non è conforme ai principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento. Perché, dice il garante, possono essere adottati dei sistemi di gestione documentale con i quali, attraverso l'adozione di appropriate misure organizzative e tecnologiche, possono essere individuati i documenti e i segreti commerciali che sono degni di tutela. E qui ci rifacciamo a tutte quelle procedure che abbiamo visto prima di cambio delle password, di accesso differenziato e via di seguito. Quindi anche la soluzione di monitorare tutto lo scambio di corrispondenza del dipendente non è un elemento che è ritenuto lecito dal garante. A questo punto mi fermo e vi ringrazio assieme all'avvocato Sartori dell'attenzione e vi segnalo anche tutti i meravigliosi premi e riconoscimenti che abbiamo ottenuto nel corso della nostra brillante carriera di avvocati, contrattualisti e litigator, e vi auguriamo a tutti una splendida serata. Grazie. Grazie anche da parte mia. Grazie ancora all'avvocato Dalla Costa e all'avvocato Sartori per l'interessante seminario. Spero che sia stato appunto molto utile per i presenti e anche per tutti coloro che ci hanno ascoltato da casa, veramente grazie. E se ci dovessero essere, come ho detto prima, delle ulteriori domande, per chi dovesse pensare a delle domande successivamente al seminario, per chi dovesse rivedere il seminario registrato, mi raccomando, scrivete appunto a Unismart e noi invieremo le domande appunto ai colleghi che vi risponderanno. E io vi do l'appuntamento per il prossimo seminario delle Unismart Pills a fine aprile. Dobbiamo definire la data, o il 21 appunto, o il 28 aprile. Il tema sarà US privacy, due modelli di trattamento dei dati personali a confronto, un'altra tematica che avete appunto selezionato e di vostro interesse. Quindi vi auguro intanto una buona serata, ringrazio tutti per essere stati presenti e ancora i nostri relatori per veramente l'interessante seminario. Grazie, a presto.